Giovani del Sud. Vince l'edizione 2012 di Emotionart Ilaria Iandolo. Ilaria Iandolo è la vincitrice di Emotionart 2012, ha convinto la giuria interpretando At Last, canzone romantica mista di blues e pop, che Etta James incise nel 1961 ottenendo un trionfo internazionale. Per il terzo anno consecutivo una donna si aggiudica il primo posto della rassegna artistica promossa dall'Associazione Giovani del Sud. Il podio della finale è stato conquistato al secondo posto da Mariana Roberto, che ha eseguito il brano Alleluia con la coreografia di sei ballerine, mentre il terzo posto è stato assegnato a The Drops, un trio femminile, Piera Di Santo, Elda Salemme e Valentina Conte, che ha interpretato con la celebre tecnica a cappella il brano Rumor Has It. Come lo scorso anno, la giuria, presieduta da Paolo Papa e composta da giornalisti ed esperti di musica, canto e spettacolo, ha votato anche il premio critica di Emotionart, vinto da una giovanissima coppia, Marco Abete e Michela Buonaiuto, che hanno eseguito dal vivo All Is Cold Inside, uno dei 5 brani inediti in concorso. A tutti i partecipanti è stato assegnato un attestato di Emotionart, mentre ai vincitori un premio realizzato, anche quest'anno, dal giovane artigiano Alessandro Starini di San Gregorio Armeno. 150 partecipanti, 40 giovani talenti scelti per la serata finale, 6 mesi di selezioni, prove di musica, canto e ballo, 5 brani inediti, sono soltanto alcuni dei numeri della quarta edizione di Emotionart, il progetto artistico patrocinato quest'anno per la prima volta dal Comune di Napoli e con la direzione artistica del musicista e cantautore Nevada. Tanta qualità nei giovani partenopei che vogliono fare musica, vogliono ballare, vogliono cantare, esibirsi sul palco. Ma guarda che ormai è noto che l'Associazione Giovani del Sud da più di 10 anni cerca di evidenziare ciò che è di Napoli è buono. Io lo faccio attraverso l'arte, attraverso questi ragazzi che hanno bisogno di punti di riferimento, che hanno bisogno di veramente di mettersi in gioco nella maniera serena, giusta. E principalmente ormai al quarto anno, se siamo al quarto anno e se questi ragazzi sono sempre presenti, senza, con un minimo di sforzo e massimo rendimento, significa che l'arte c'è. Diciamo che nel panorama si pone come unico punto di riferimento per i giovani. Certo, a Napoli non ci sono grandi spunti per i ragazzi, il nostro amico Nevada, grande direttore artistico, riesce a dare oramai con questa, anche con quest'ultima edizione, un impegno e un'attenzione per i nostri ragazzi che è veramente gratuita peraltro e noi lo sappiamo, che è da premio. Alla manifestazione è intervenuta anche l'associazione culturale Aricanda con la presenza del coordinatore scientifico, il giudice Ugo Ricciardi, e il consolato del Benin a Napoli guidato dal console Giuseppe Gambardella, che ha illustrato le iniziative di solidarietà a favore dei popoli e soprattutto dei bambini dell'Africa occidentale, dove nell'ultimo anno sono stati già realizzati 12 pozzi di acqua potabile. L'arte è molto importante, attraverso l'arte si possono avvicinare sempre di più due popoli, come in questo caso il popolo campano e il popolo beninese. Chiaramente diciamo l'arte nel Benin è considerata molto importante, anche se molto spesso a causa delle condizioni in cui versano loro non riescono a esprimere quello che potrebbe essere quelli che sono i talenti, come invece nel caso in cui avviene qui in Italia o qui avviene in Europa. E questo è il motivo per il quale il consolato insieme all'ambasciata ed alcune associazioni hanno deciso comunque di collaborare a far sì che si possano proporre dei progetti umanitari. Non a caso diciamo, mi rendo conto che quello che si fa non è semplice perché chiaramente sono delle piccole gocce, ma a questo punto mi riallaccio ad una frase di un grande personaggio, Madre Teresa di Calcutta, la quale diceva: una madre molto piccola ma con un cuore grande quanto l'universo, se questa goccia nell'acqua, nell'oceano non la mettiamo, l'oceano non lo troviamo. Sono emozionato prima io a vedere tutti questi giovani che sono pronti per esibirsi, per mettersi in gioco, è bellissimo, noi come siamo qui come Aricanda e come delegazione di Aricanda Giovani, quindi vogliamo che con i giovani del Sud creiamo veramente una sinergia fortissima e concreta. Auguri a tutti. Lo spettacolo, presentato dai giornalisti Lello La Pietra e Francesca Puzzone, si è aperto con la giovane Rosa Guadagno, che ha interpretato Charlie Chaplin sulle commoventi note della colonna sonora del celebre film Luci della Ribalta. Oltre ai concorrenti sono intervenuti come ospiti i primi 3 classificati dello scorso anno, Antonio Fanara, che ha ricordato Lucio Dalla con Caruso, Valerio Ilardo, che ha interpretato Signorina Buonasera, e la vincitrice della scorsa edizione, Sabrina Saverese, che ha eseguito la celebre New York, New York.
Singolare e caratteristico anche l'intervento del percussionista africano Sena, originario del Benin, che ha eseguito con il classico djembé sonorità tipiche del suo paese. Emotional Art 2012 si è conclusa con l'esibizione del direttore artistico Nevada, che ha presentato il suo ultimo singolo dal titolo La fine del mondo, un messaggio che non annuncia nulla di catastrofico e non parla di previsioni, ma parte dai bambini del nostro pianeta, che possono rappresentare davvero la speranza e il futuro in un momento così difficile. Giovani del Sud.